La Sangiustese conquista i primi 3 punti in campionato, rifilando ben 5 reti al malcapitato avezzano e sfatando il tabù biancoverde, col quale non aveva mai vinto, partita dominata dai rossoblù nonostante l'iniziale vantaggio ospite. Da segnalare le doppiette di Mingiano e del giovane Niane. Partenza subito lanciata per gli uomini di Senigalliesi. Al primo lancio del retrovia di Mengoni, che pesca Pezzotti, tira al volo il numero 7 leggermente alto. Al 14esimo ci prova dalla tre quarti Scognamiglio, che costringe Fanti alla respinta. Al 25esimo azione manovrata dalla Sangiustese, conclusione di Perfetti leggermente alta. Al 28esimo l'80 Sangiustese, è però l'Avezzano a passare in vantaggio. Fanti si porta avanti il pallone di petto, Chiodini gli esce sui piedi e lo atterra. Per l'arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta Gaeta, che non sbaglia. La reazione dei rossoblù di casa è però è immediata. Al 32esimo è subito pari. Corner dalla destra di Pezzotti, parabola Beffarda. Fanti è battuto 1-1. Trascorrono 2 minuti e al 34esimo la Sangiustese mette la freccia. Cross di Pezzotti, mani di Ranalli. Per l'arbitro è ancora rigore. Sul dischetto si presenta Mingiano, che trasforma con qualche brivido. Il pressing dei rossoblù è sempre molto alto e produce al 40esimo il 3-1. Pezzotti effettua un tiro cross, Fanti respinge in modo imperfetto e Niane ben appostato mette dentro. Prima dell'intervallo altro paio di occasioni per la Sangiustese. Al 44esimo Niane recupera palla e cross verso Mingiano, che colpisce l'esterno della rete. Al 46esimo Niane serve in velocità Boschetti, che tira sul primo palo. Fanti devia in corner. La ripresa si apre sulla stessa falsariga del primo tempo. Al 10° Pezzotti per Niane, che tira verso la porta. Fanti è in angolo. All'11esimo si vede l'Avezzano con Franchi, migliore dei suoi, che cross verso Gaeta ma manda sul fondo. Al 14esimo occasione per il 4-1 per la Sangiustese. Boschetti recupera in velocità, cross in mezzo e pallone incoccia sulla mano di Gianfelice e per l'arbitro è ancora rigore. Sul dischetto si presenta Mingiano, che però si vede respingere il tiro da Fanti. Il 4-1 però si materializza al 21esimo, Pezzotti allarga verso Boschetti, cross in mezzo e Niane batte Fanti. Il 34esimo arriva anche il quinto gol, palla filtrante di Palladini per Mingiano, che fa secco Fanti in diagonale. L'ultima occasione è per l'Avezzano, in entrato Sicari al 35esimo conquista palla al limite, tira verso l'incrocio, ma Chiodini è bravo e vola a respingere la minaccia. La partita è iniziata in modo equilibrato, noi avevamo certamente un predominio sul possesso e territoriale, avevamo anche fatto delle buone cose, avevamo anche finalizzato, insomma, tutto sommato abbastanza bene. Poi c'è stato l'episodio del calcio di rigore e la fortuna secondo me ha voluto che abbiamo pareggiato subito e quindi la partita si è rimessa nel modo giusto, se no sarebbe stata molto più complessa. Poi siamo stati bravi, abbiamo gestito tutto bene, abbiamo fatto una partita intelligente, solida, senza troppi errori e soprattutto nel secondo tempo secondo me, perché con il vento così forte, comunque una squadra che tentava di recuperare, grossi errori, grosse disattenzioni non ne abbiamo fatte e abbiamo portato la gara alla fine senza troppi patemi. Sì, ma comunque non stavamo facendo bene, eravamo sempre molto lunghi, eravamo andati in vantaggio secondo me anche senza meritarlo ovviamente, con un episodio, con un errore secondo me individuale loro. Normale che queste sconfitte fanno male, ripeto, non posso credere che la mia squadra sia questa perché in precedenza i segnali non ci sono stati, però questo deve essere un campanello d'allarme, dobbiamo comunque assumerci le responsabilità un po' tutti, ripeto, io in primis perché sono un allenatore, sinceramente non mi va di fare queste figure, martedì al rientro con i ragazzi sicuramente dobbiamo confrontarci e comunque guardarci in faccia, anche se siamo all'inizio del campionato. Non si possono giocare queste partite in questo modo, sono molto dispiaciuto, mi dispiace anche per i ragazzi, non so cosa sia successo, c'è stato un blackout totale, c'è stato a volte non sai mai cosa
ti può arrivare, perché lavori bene durante la settimana, lavori bene e poi arrivano queste sconfitte, a volte non te ne fai nemmeno una ragione, quindi dobbiamo sicuramente voltare subito pagina, dimenticare questa partita, perché ripeto, non posso credere che l'Avezzano sia questa.